l'immenso tesoro artistico dello stato più piccolo del mondo presentato nel suggestivo silenzio della notte. Il progetto Stanotte a San Pietro, viaggio tra le meraviglie del Vaticano, in onda in prima serata il 27 dicembre, offrirà una rara occasione agli spettatori di Rai 1, guidati dal sapiente passo di Alberto Angela. La formula di questo progetto è stimolante, lo dico come spettatore, telespettatore, nel senso che noi quando lavoriamo molto spesso ci troviamo a dover filmare di notte dentro i grandi musei, i grandi siti, cioè in un momento in cui non ci sono visitatori e ti trovi nel silenzio a tu per tu con delle opere immortali. Qui a pochi passi da noi c'è il Giudizio Universale, c'è La Volta, con l'opera immortale di Michelangelo, abbiamo poi quattrocentisti sulle pareti, abbiamo Si sente respiro, la presenza di Raffaello con gli arazzi che stanno dall'altra parte. Vedere tutto questo in mezzo a tanta gente a volte è un po' faticoso, vederlo da soli hai l'impressione che l'opera stia parlando con te. È una sensazione unica che abbiamo cercato di regalare agli spettatori con questo programma. Qui siamo arrivati alla terza puntata, la prima era ai musei, Museo Egizio di Torino, la seconda a Firenze, e la terza doveva per forza passare di qui al Vaticano e a San Pietro. Quindi una notte a San Pietro e nel Vaticano, scoprendo nel silenzio, solo col rumore dei passi, il rumore delle 100 fontane presenti nella città del Vaticano, la sua storia e le sue incredibili opere e i capolavori che ti parlano di tempi diversi ma anche di un senso del bello percepito da artisti molto diversi ma comunque con la stessa potenza che ancora oggi fa rimanere a bocca aperta. Una grande produzione, frutto di una collaborazione tra la televisione pubblica italiana e il Centro Televisivo Vaticano, che si avvale della tecnologia 4K HDR e di spettacolari riprese con droni, effetti speciali e mini fiction. Questa puntata sarà molto particolare. Io sono abituato a filmare siti che rappresentano momenti della storia, possiamo parlare dal Colosseo alle piramidi Maya, momenti precisi. Il Vaticano è qualcosa di molto diverso, perché il Vaticano esiste da quasi 2000 anni e da 2000 anni non ha cessato di essere coinvolto nella storia e di fornire dei momenti, delle pagine di storia, dei capolavori della storia, e non esiste alcun altro luogo al mondo che abbia avuto questo respiro così profondo e così lungo nella storia, quasi appunto 2000 anni che continua a meravigliare ed è quello che cerchiamo di descrivere. In compagnia di ospiti di eccezione come Carlo Verdone e Giancarlo Giannini, Alberto Angela conduce il telespettatore attraverso opere immortali sulle tracce dell'anziano Michelangelo e del giovane Raffaello, scoprendo anche luoghi normalmente chiusi al pubblico. Quello che stupisce ogni volta è come abbia ogni volta un singolo uomo, un artista, potuto racchiudere in un'opera che in fondo era solo una parete, se parliamo dietro di noi della Cappella Sistina, o in un blocco di marmo, se parliamo della Pietà, ma anche del Laoconte, ma abbia potuto racchiudere in un modo straordinario, in questa specie di scrigno fisico, qualcosa che non ha confini come il senso della bellezza che è infinito.